parlarne, iscriviti al canale, lascia un like e seguimi su Instagram. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avrete letto dal titolo, facciamo un video un po' particolare. Questo è il primo video del 2021 e quindi io vi faccio un grandissimo augurio di buon anno. Allora, questo video è diciamo in collaborazione, se possiamo dire, con Liquors Beauty e Antonio Di Matteo, a cui mando un grandissimo bacio e li ringrazio per aver partecipato. Allora, oggi loro mi disegneranno il make-up da ricreare su me stessa. Diciamo che l'ho rivisitato un po' perché in realtà nasce come i follower disegnano il make-up ai beauty guru, quindi io ho voluto fare il contrario e a quanto pare ci sono riuscita perché mi hanno risposto. Diciamo, faremo questa serie, se vi piace la continuerò con altri influencer. Iniziamo! Allora, come primo make-up inizierò con questo qui di Antonio ed è un make-up molto natalizio, però comunque lo posso ricreare adesso. Allora, è tutto sulle tonalità del verde. Prendo per prima una base, questa è una base di Essence, e l'applichiamo. Come primo colore vado a prendere da questa palette qua di Technique Cosmetics questo colore qui, che è un verde un po' chiaro. E vado a creare per l'appunto, che casino, vado a creare per l'appunto questa forma qui. Ok, adesso come secondo colore un po' più scuro vado a prendere questa palette di Beauty Bay, la Bright Matte, e vado a prendere il colore Jaded, questo qui. Adesso riprendo il colore di prima più chiaro e vado a sfumare i due colori. Adesso facciamo la crease, ovvero questa parte qui che sono tipo tutti glitterini, quindi degli ombretti shimmer chiari e verdi. Quindi prendo la Honey Lust di Makeup Obsession e vado a prendere questi ombretti qui, questi due verdi che sono shimmer. Non so se vanno molto bene come verdi, sinceramente, però non lo so. Può essere che sono ok. Vado solamente a schiarire magari un po' il colore con quest'altro shimmer, questo verdino qui, di questa palette. Adesso prendo questa palettina di Kiko, la Smart Cult Eyeshadow Palette, nella tonalità 02. E prendo questo glitterino qui, shimmer bianco. Forse questo shimmerino è troppo trasparente, quindi penso di andare a prendere quest'altra palette sempre e prendo questo shimmerino qui, che è abbastanza chiaro. Allora, ho terminato la base del make-up, penso sia molto molto simile al make-up che ha disegnato Antonio, e adesso manca quest'ultimo particolare, ovvero il trifoglio natalizio nella parte interna dell'occhio. Sono andata a creare la base del trifoglio e adesso vado a ripassare con questa base bianca per rendere più intenso e poi andremo a picchiettare gli ombretti sopra. Sempre dalla palette di Beauty Bay, la Bright Matte, vado a prendere questo rosso qui, che si chiama Carpe Diem. Adesso prendo il verde dalla stessa palette e vado a fare le foglie. Allora, ho terminato il make-up, solamente che il trifoglio non mi è venuto molto bene. Però vabbè, andiamo avanti. Questo qui quindi è il make-up e questo è quello che ha disegnato Antonio. Adesso tocca al make-up di Liquors Beauty ed è questo qui sulle tonalità tutte del rosa. E quindi niente, iniziamo. Vado a mettere anche di qui la base. Prendo sempre la Bright Matte di Beauty Bay e prendo questo rosa qui. E vado a ricreare la stessa forma di questo make-up da quest'altra parte. E poi vado a scurire con quest'altro. Adesso prendo questa palettina qui della Y7 Vivid e prendo questo colore fucsia fluo
e vado a colorare tutta questa parte della piega. Adesso prendo il nero per andare a creare questa sfumatura, penso, più scura. Quindi prendo questo nero qui, sempre da questa palette, e vado a scurire. Allora, penso che sia così la sfumatura nera. E adesso servono dei glitter, perché qui vedo dei pallini glitterati, quindi una base bianca e dei glitter. Vado a fare tipo una cut crease. Dopo aver fatto questa specie di cut crease, vado a prendere l'altra Vivid, questa qui verde, perché all'interno ha un bianco shimmerino, quindi vado a prendere questo shimmer. Siccome ha un po' di riflessi verdi, vado a prendere sempre la Kiko Smart e prendo il primo. Purtroppo non ho i liner colorati, però sempre con questa base bianca e un ombretto color rosa posso andarla a creare, quindi mi arrangio in questa maniera. Perfetto, adesso ho fatto questa linea e andiamo a colorarla con l'ombretto fucsia. Ok, ho terminato anche l'eyeliner. Penso che questo qui sia un po' più simile. E niente, questo qui è il make up. Adesso metto il mascara, così vediamo meglio l'effetto, e un rossetto. Salve, sono Daniela del futuro. Stavo editando il video e ho notato che il trifoglio all'interno del make up non si vede, quindi ho preso un eyeliner nero e l'ho contornato ed effettivamente adesso è più decente. E niente, vi lascio alla fine del video. Ho terminato i look e spero che vi siano piaciuti, nonostante abbia avuto un po' di difficoltà perché mancava del materiale e quindi ho dovuto un po' inventare. E io ringrazio nuovamente Luca e Antonio per aver partecipato a questo video, e se vi è piaciuta questa serie posso continuarla, quindi fatemelo sapere giù nei commenti. Io mando un grandissimo bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!